Ok, Roberto Viatore, eccolo qua dopo la vittoria dello slalom di Oppido, siamo qua ad Altomonte, raccontaci questa gara. Siamo ritornati qui ad Altomonte, bellissima gara, proprio bella, meno male che ha mantenuto anche il tempo. Abbiamo fatto di nuovo un ottimo risultato, primo di classe, con tanti sacrifici perché tutti gli avversari, specialmente Totò, è molto forte. È una categoria molto agguerrita. Molto agguerrita. Ma Totò poi è molto forte e mi fa sudare ogni gara, credetemi. Purtroppo quest'anno le prime due gare che ho fatto mi sono andate un po' male, che ho avuto un po' di problemi alla macchina, tipo a Mendolara. Ma comunque ci siamo rifatti. Siamo contenti che abbiamo messo a punto la macchina. Abbiamo preso anche noi molto più feeling con la vettura, insomma, è un insieme di tante cose che adesso funziona tutto al top. Bene, ringraziamo sempre Cesario Service e Ascensori Cesario Muglia. Cesario Service e Muglia Ascensori. E niente, se un saluto a casa alla mia bambina che mi sta aspettando a casa, e la piccola Natalia, mia moglie e tutti quelli che mi conoscono. Grazie Roberto. Grazie. Tre classi, il terzo classificato di classe. Giuseppe Sprochero, scuderia Trono Racing. Secondo classificato di classe Antonino Limpari. Allora, primo classificato è della seconda volta quest'anno, quindi vuol dire che il caro amico Antonio Limpari le sta buscando, inizia a buscarle, inizia a fare meglio, e quindi lo challenge slalom Calabria si allontana. Primo classificato Roberto Viatore. Bravo Roberto! Finalmente abbiamo trovato un degno concorrente. E andiamo alla classe RS 1004.